La lunga giornata valdarnese dell'assessore alla pubblica istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Cristina Grieco, si è sviluppata nella tarda mattinata ai licei Giovanni da San Giovanni per un momento sinergico dedicato alle scuole superiori, promosso dai licei e dalla preside, la professoressa Lucia Bacci, in sinergia con l'Istituto Superiore Valdarno, presente il dirigente scolastico Lorenzo Pierazzi. Io penso che per me, come per il collega Lorenzo Pierazzi, sia veramente importante questo riconoscimento, perché in questi anni abbiamo contribuito a fare del polo scolastico del Valdarno l'occasione di un'offerta formativa di qualità su molti aspetti. Per noi, per il liceo Giovanni da San Giovanni, oggi è un giorno particolarmente speciale perché parte il liceo scientifico Cambridge, per cui siamo orgogliosi che l'assessore insieme alla sindaca Vadi sia qui insieme a noi. Sicuramente la presenza della dottoressa Grieco e delle autorità comunali sono il riconoscimento di quanto i due istituti hanno portato avanti in questi anni, ma soprattutto è anche la possibilità di far vedere quanto di nuovo e quanto di innovativo verrà anche implementato nelle nostre scuole da qui a venire. Come diceva la dottoressa Bacci, loro i licei hanno dei progetti di altissimo profilo, per noi si tratta del debutto delle biotecnologie sanitarie e anche dell'internazionalizzazione dei nostri curriculi, e quindi sulla base di questo poter insieme presentare l'offerta formativa di un polo che dai licei ai tecnici ai professionali rappresenta veramente un'eccellenza nella regione toscana. E l'assessore Cristina Grieco ha voluto sottolineare la vivacità del polo scolastico sangiovannese, e lo stesso ha fatto il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi. Ho voluto dare da qui il mio augurio di buon anno scolastico a tutti gli studenti e le studentesse della Toscana, perché la Toscana non è solo grandi città, capoluoghi di provincia, la Toscana è anche luoghi più interni, che anzi sono, non sono le nostre periferie, sono il nostro cuore, quindi stanno veramente al centro anche delle politiche regionali. Questa poi è una zona che ho visitato più volte, proprio perché qui ci sono delle scuole dinamiche, scuole grandi, scuole che anche grazie a dirigenti illuminati e naturalmente a tutto il personale docente e non riescono a dare un'offerta formativa al passo con i tempi. Una giornata molto importante, io sono un'insegnante prestata all'istituzione, ma non dimentichiamo che anche l'assessore regionale è una dirigente scolastica prestata all'istituzione. Questo significa il lavoro importante che ha fatto in questi 4 anni, che io ho potuto toccare direttamente con mano stando in consiglio regionale. È stato veramente un lavoro importante sui temi dell'istruzione, della formazione professionale, del tentativo di ridurre la distanza tra scuola e mondo del lavoro, scuola e territorio. Quindi sono particolarmente orgogliosa, in particolar modo dei nostri dirigenti scolastici, quindi la dottoressa Lucia Bacci e il dottor Lorenzo Pierazzi, che stanno facendo in questo San Giovanni Valdarno un lavoro importante non soltanto per San Giovanni ma per l'intero Valdarno. Noi vogliamo rafforzare ancora di più il legame con queste istituzioni scolastiche, e la presenza dell'assessore qui stamani credo sia dimostrazione anche di questa nostra intenzione.